pandemia. Aule vuote, università vuote, attività sospese un po' dappertutto. E non ci ferma nessuno? No, non ci ferma nessuno, non si ferma mica! Non ci ferma nessuno. La campagna sociale motivazionale di Luca Abete, anche nell'anno accademico più difficile, non ha smesso di diffondere ottimismo, entusiasmo e soprattutto coraggio. Contagiamoci di coraggio, è infatti il claim di questa settima edizione. Dal 2014 parliamo infatti di paure da superare. Stavolta abbiamo tirato in ballo la paura del momento, quella del contagio, associandola però a qualcosa di utile e quanto mai necessario per tanti studenti messi a dura prova. La mission è quella di sempre: parlare ai ragazzi non di successo ad ogni costo, bensì di sconfitte, paure e incidenti di percorso che possono, se ben gestiti, diventare occasione per crescere, correggere i propri errori e aprire nuove prospettive. Vedere opportunità lì dove nascono impedimenti, lo diciamo da sempre e così abbiamo fatto. Lo show è diventato digital, si è spostato sul web ed è nato così Non ci ferma nessuno Italia Talk, un evento in streaming che vede protagonisti migliaia di studenti di 10 università italiane in altrettante tappe, che possono intervenire in diretta per porre domande, esprimere opinioni, chiedere aiuto o incoraggiare gli altri ragazzi a non mollare. Non ci ferma nessuno è proprio un messaggio lanciato 7 anni fa che oggi è quanto mai attuale. Non ci ferma nessuno vuol dire non abbandonarsi alla paura, non abbandonarsi alle difficoltà, agli ostacoli. Il nostro coraggio deve essere un coraggio contagioso e che cerca di contagiarsi anche con tutte le altre persone che abbiamo intorno. Gli studenti devono sentirsi protagonisti, sono loro i motori del cambiamento. Un format particolarmente apprezzato dal mondo accademico, che ha sostenuto il tour con il patrocinio morale della CRUI, la conferenza dei rettori delle università italiane, che si aggiunge ad un altro importantissimo riconoscimento: la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. C'è anche mamma dietro, la salutiamo. Mi fa piacere che ci sia anche lei nel nostro talk. Grazie per aver partecipato. Urli un attimo Non ci ferma nessuno e poi la salutiamo. Non ci ferma nessuno. Uno show frizzante in stile televisivo condotto da Luca Abete, nel quale non mancano opportunità, vantaggi e promozioni riservate agli spettatori. Non ci ferma nessuno è diventato ormai un punto di riferimento non solo per gli studenti ed università, ma anche per aziende che mettiamo in contatto diretto con i membri della community. Molto apprezzato è stato Mi Campus, il progetto di Xiaomi Italia, che attraverso l'apertura di Mi Club Universitari ha offerto sostegno tecnologico e una serie di opportunità concrete per i membri. Tra queste, anche il supporto per la realizzazione della tesi di laurea. Del resto lo diciamo ormai da 7 anni, opportunità, solidarietà ed ecosostenibilità sono i veri pilastri di questa campagna sociale, soprattutto per la ripartenza post-Covid. Per questo motivo è nato l'hashtag Amici Rari, una finestra sulla realtà delle associazioni che si occupano di persone affette da malattie rare, riunite dalla federazione Uniamo, mentre una specifica call to action ha coinvolto gli studenti a vivere un'esperienza diretta come volontari, supportando le attività del banco alimentare. L'essere in relazione con gli altri, in una modalità di gratuità, di dono, di semplicità, è senz'altro quello che ci fa crescere tutti. Quindi guardiamoci dentro per cercare quel coraggio, quel talento che talvolta non sappiamo di possedere, ma attenti però, è dall'armonia con le persone e con il mondo che ci circonda che nascono nuove consapevolezze capaci di cambiarci la vita. Il rispetto per l'ambiente è al centro degli interessi del target e resta così uno dei punti fermi anche di questa edizione. Con Corepla, consorzio per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, è stata attivata la campagna di sensibilizzazione Lasciati contagiare dal coraggio di cambiare le cose per un corretto smaltimento dei rifiuti plastici. Non ci ferma nessuno, si conferma un autentico laboratorio permanente dei linguaggi creativi della comunicazione e veicola i propri valori su diversi canali. In questa edizione, grande successo ha riscosso il podcast. 90 episodi quotidiani che, con le voci dei protagonisti, hanno contagiato di coraggio migliaia di ascoltatori.
Al talk hanno preso parte anche i talent di R101, radio ufficiale del tour, che sulle proprie frequenze ha diffuso di tappa in tappa aggiornamenti, curiosità e tanto ottimismo. Anche i principali media nazionali hanno riservato ampio spazio a questa edizione, mentre quelli locali hanno accolto con entusiasmo l'arrivo in ogni città. Grande novità di questa edizione è stata poi l'istituzione del premio Non ci ferma nessuno. Nei 6 anni precedenti, girando le università italiane, ho ascoltato dai ragazzi tante storie bellissime. Ho pensato così, in comune accordo con i rettori, di premiare quelle più significative. Il premio è diventato così occasione per valorizzare storie di resilienza universitaria, capaci di infondere fiducia negli studenti. Sono fuggito dalla Nigeria per persecuzione davanti a mia famiglia. E oggi sono laureato in informatica, nonostante le difficoltà non ho mollato. Quest'estate, finita la maturità, mi sono ammalata di una malattia terribile che è l'anoressia nervosa. Io mi sento di dire di non mollare mai, anche se all'inizio può sembrare difficilissimo e sembra che non ci sia via d'uscita. Protagonisti indiscussi dello show quindi sono stati i ragazzi. Assistendo o intervenendo in diretta, hanno utilizzato il talk per raccontare, raccontarsi e rappresentare il proprio punto di vista. Io son sempre stata tanto entusiasta, ho avuto sempre voglia di fare tantissime cose e per me la pandemia è stata proprio un'interruzione. Ero davvero terrorizzata dal fallimento e da quello che avrebbero potuto pensare gli altri. Mi sento sempre non all'altezza, quindi a volte mi tiro indietro. La nostra vita è un po' una corsa a ostacoli, ecco, perché molte volte possiamo cadere, inciampare, ma proprio per questo dobbiamo imparare a saltare sempre in più in alto. Le parole hanno un peso, no? Certe parole magari possono ferirci, certi fallimenti possono abbatterci, però dall'altro lato ci danno anche la forza per andare avanti ed essere migliori. La ricerca della bellezza è uno scopo valido. Quelle cose che ci piacciono fare dobbiamo farle al 100% proprio nel tentativo di arrivare a questo scopo. La bellezza è uno scopo valido. Avere voglia di propagare coraggio è un atto di estremo coraggio. Quindi complimenti per quello che fai, per quello che hai detto, anche perché credo che un sorriso al momento giusto può davvero salvare una vita. Credo che l'ascolto sia fondamentale per una campagna sociale di successo. Noi l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Solo in questo modo possiamo provare a dare loro quelle risposte che cercano e che molto spesso non ricevono. I sogni devono essere alimentati dalla passione, devono essere alimentati dalla mente che ragiona e dal cuore che ci guida. Non esiste un modo per pesare ciò che diamo e ciò che riceviamo. E l'unico modo per non rimanere delusi è dare senza voler nulla in cambio. Fare bene le cose è uno stile di vita. Fare bene le cose può cambiare davvero le nostre sorti. L'importante è il percorso, goderselo, viverlo al meglio e poi a un certo punto guardarsi alle spalle ed essere orgogliosi di aver costruito una pagina strepitosa della propria vita urlando davanti a tutte le difficoltà: non ci ferma nessuno! Un'ondata di entusiasmo, resa ancora più travolgente dalla partecipazione di numerosi ospiti prestigiosi. Ho coinvolto personalità notevoli del panorama nazionale con l'obiettivo di coniugare il coraggio nelle forme più diverse, realizzando così un mosaico di esperienze, di pensieri e di consigli per gli studenti collegati. Punto numero 1, credici. Punto numero 2, non si molla mai. E punto numero 3, dai fallimenti si impara. Amore per se stessi. Rispetto per se stessi e il nostro atteggiamento positivo nei confronti di qualsiasi cosa ci accade. Non esiste vittoria senza sconfitta, è impossibile. Le vittorie passano attraverso delle sconfitte, dei risultati negativi, dei momenti bui. Perché il coraggio non è che lo trovi al di fuori, lo trovi dentro di te, ma parte da un gesto. Quindi non aver paura di aver coraggio, si può dire una cosa del genere. E questo è un fatto che accompagna la mia quotidianità. Quando ci sarà la rinascita, voi dovete essere pronti, capito? Con tutti i vostri obiettivi e con i vostri sogni e con la consapevolezza che ce la potete fare. Quando c'è un fenomeno di bullismo, anche solo psicologico, chi ha un grammo
di forza in più rispetto a quello che viene bullizzato, deve difenderlo. Gli adulti credo devono essere un punto di riferimento, un aiuto per noi giovani, un amico anche, una mano che ti dà la mano quando sei caduto e anche un sorriso, un cerotto che se ti fai male, male al cuore, che anche sul cuore si può mettere un cerotto. Non ci ferma nessuno, è un atteggiamento. Cioè è un atteggiamento, è una mentalità della serie, non importa, non mi ferma nessuno. Bisogna essere coraggiosi, forse anche testardi, perché poi alla fine la maggior parte delle persone non sono mafiose, semplicemente non vogliono affrontare l'argomento perché impegnarsi è impegnativo, cioè è faticoso. Giovanni diceva sempre che per sconfiggere la mafia bisognava creare una società nuova, che è l'unica cosa che ci può salvare dalla mafia è il nostro comportamento, sia individuale che collettivo. Perché per essere speciali, ragazzi, bisogna portare il fondo e avere una sola idea, una sola volontà: rialzarsi resilienti e forti di prima. Un'esperienza unica, vissuta con entusiasmo e gratitudine da migliaia di giovani. È stato il regalo di compleanno più bello che potesse avere, mi ha dato veramente la carica e sarà un bel punto in quest'anno su cui rifletterò e che mi darà la forza nei momenti un po' più bui. È stato molto interessante e motivante perché attraverso l'entusiasmo di Luca e le storie di altri studenti ho aperto gli occhi su alcuni fatti che davo veramente per scontati, ma che in realtà non lo sono. Devo ringraziarti per questa opportunità e anche per le splendide parole, l'incoraggiamento sull'importanza comunque del mettersi in gioco nonostante le difficoltà. Ci ha incoraggiato davvero per il nostro presente e anche per il nostro futuro. Se non ci poniamo limiti, non ci ferma nessuno. E mi auguro che anche tanti altri ragazzi possano vivere esperienze del genere. Un successo senza precedenti per un format unico e originale, capace di aggregare migliaia di studenti in un'autentica festa dell'entusiasmo giovanile. Lo confermano anche i numeri di questa settima edizione. 25 ore di live streaming in 10 tappe con 10 università. 102 ragazzi intervenuti in diretta e 16.000 studenti collegati. 130 i passaggi stampa, 1200 le pubblicazioni social e perfino un attacco hacker. Insomma, siamo stati più forti della pandemia. L'esperimento è riuscito e conferma quello che diciamo da sempre: lì dove c'è un impedimento bisogna sempre cercare un'alternativa che magari può rivelarsi una piacevole opportunità da sfruttare.